Buongiorno a tutti, oggi vi faccio vedere una tecnica davvero eccezionale per pescare i polpi, col granchio vivo. Li ho pescati questi ieri notte, perché in effetti con la notte è molto più semplice pescarli. Di notte, infatti, i granchi sono immobili sugli scogli ed è davvero semplice prenderli a mani nude. Basta avvicinarsi, fermarsi senza che loro siano insospettiti e poi con decisione afferrarli. Mi raccomando, tenetegli ferme le chele, altrimenti rimedierete un bel pizzico. La giornata è perfetta, come vedete il mare è calmo, molto chiaro e sono queste le condizioni che ci servono. Sono le 6 di mattina, qui a Otranto sembra praticamente mezzogiorno e cominciamo proprio da qui, da queste buchette un pochino più profonde. La montatura è molto semplice, infatti si prende il granchio vivo, facendo attenzione a non ferirlo e a non farvi ferire, e si mette in questa sorta di cappio che lo stringerà senza ferirlo. Se siamo stati delicati, a fine pescata sarà anche possibile liberare i granchi che ritorneranno nel loro ambiente con tutta tranquillità. Io di solito ne metto sempre un paio perché secondo me è un po' più efficace. Ecco come si presenterà la montatura, due granchi, uno più alto dell'altro, in modo tale che possano esplorare una zona maggiore di pesca. Una volta in acqua, i granchi cominceranno piano piano a muoversi e il polpo, appena li vedrà, non saprà resistere. La pesca del polpo è sempre uguale, qualsiasi esca stiamo utilizzando, anche se col granchio vero possiamo anche fermarci per qualche secondo in più, perché infatti il polpo sarà comunque attirato da un'esca che conosce molto bene. Comincio a esplorare un pochino più di zone, anche se non vedo l'ombra di un polpo. Qui è successo qualcosa di strano stanotte. Ho trovato un granchio morto. Questo me lo tengo. E non è l'unico granchio morto che trovo. Poco più avanti trovo infatti un enorme granchio blu, che sembra però essere morto da tempo. Guardate rispetto ai granchi che sto usando. È gigantesco. Morto da tempo, mi già perdere perché è troppo grande per essere usato come esca. E pensate che in America granchi così grandi vengono utilizzati per pescare i redfish, pesci molto simili alle nostre ombrine. Camminando, camminando, continuo a pescare nelle varie buchette, ma passa mezz'ora e non si vede un polpo. La cosa mi insospettisce e decido quindi di cambiare posto. Ricomincio a pescare 5 km più a sud e dopo qualche minuto. Eccolo! Ma quanto sei piccolo! Catturo il polpo più piccolo che abbia mai visto, che si è addirittura buttato su un granchio enorme rispetto a lui. Guardate che i polpi sono incredibili! Guardate sto affarino! Ma potrai andarti a mangiare un polpo più grande di te? Guardate quanto è piccolo! Ciao! Dopo qualche metro vedo un altro polpo interessato al granchio. Guardate, guardate, lo sta pigliando, eccolo! Tutti piccini, picciò. Vediamo se riesco a farvi una ripresa carina, eh? Come vedete, il polpo non molla la presa. Soltanto fuori dall'acqua decide di staccarsi. Ecco perché servirebbe un retino. Oggi non l'ho portato perché rilascerò tutti i polpi e voglio fare delle belle riprese. Nonostante l'inganno, il polpo si ributta di nuovo, ma stavolta sul piombo. E una volta conosciuta l'esca, stavolta si va a mangiare il granchio finto. Anche se sono degli animali estremamente intelligenti, spesso la curiosità li tradisce. Questa è la dimostrazione che non servono ancorette per pescare i polpi, serve solamente un buon guadino per metterli dentro prima che vengano tirati fuori dall'acqua. Purtroppo il mare già si sta muovendo un pochettino e quindi le condizioni per pescare i polpi cominciano a diventare peggiori. Pensavo molto meglio, ecco perché oggi ho voluto pescare con attrezzi non letali per rilasciare questi poveri polpetti. Speravo in qualcosa di più grosso perché il granchio vivo vi assicuro che funziona benissimo. E lo avete visto perché quei due polpi si sono completamente allontanati dalla tana per andare a prendere il loro pasto sostanzialmente. Spero di avervi fatto vedere una tecnica interessante, mi raccomando, rispettate sempre il mare, quindi i polpi piccoli rilasciateli. Serviva un retino, però non l'ho preso apposta proprio per avere la telecamera e farvi vedere qualcosa in più, tanto avrei rilasciato tutto quanto.
e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!